autonoma ma che sia di insegnamento, di riferimento all'opinione pubblica. Il Parlamento, la politica nell'ultimo periodo hanno abdicato, forse perché manca l'autorevolezza e il prestigio che una volta la politica aveva, ma la politica ha ceduto per pavidità dagli anni 90 in poi ad un ruolo egemone, ad un ruolo di indicazione, di indirizzo. Allora questo dato importante e significativo dell'ultimo periodo, che deriva dalla crisi dei partiti e dalla crisi della politica e della cultura della politica in principal modo, credo che abbia determinato questo personalismo che ha inquinato le istituzioni e, mettendo in discussione l'equilibrio dei poteri, ha subordinato ad un potere emergente, quale quello della magistratura, che da autonomo ordine considerato dalla Costituzione è diventato un potere effettivo e un potere di una magistratura che entra nelle lotte sociali, che entra nelle questioni che sono politiche e in definitiva fa un controllo politico alla gestione del potere. Per cui la tipicità dell'indicazione delle indagini da parte del magistrato lasciano lo spazio ad un'indagine sul sistema, sulle deviazioni del sistema, e quindi la magistratura, da espressione della legge o da bocca della legge, diventa un giudice etico, un giudice politico.